quei panorami sono pazzeschi, eh. Ah, questo forse era aperto, però insomma ormai scendiamo e andremo a fare colazione più in basso, tanto sono le 9. Bellissimo panorama. Panorami stupendi comunque, assolutamente panorami stupendi. La strada tutto sommato è buona, il freddo c'è, però è molto molto bello. A me piace moltissimo comunque andare in giro in moto tutto l'anno, quando le giornate veramente lo permettono, perché ogni stagione ti dà un'emozione diversa, ogni stagione ti dà qualcosa di diverso. Cavolo di bar dove fermarmi a fare colazione, vabbè, ma adesso siamo scesi dal Bezzena e questo è il primo vero paese che c'è lungo la strada. Rosti Caffè, questo potrebbe essere buono, magari scendiamo ancora un po' e vediamo di fermarci in un bar più in basso. Intanto siamo, appunto dicevo, alla Varone e di qua andiamo in teoria verso l'Africa. Abbiamo preso la Fricca, se non erro dovremmo esserci, quindi adesso circa 27 km fino a Trento. Non dovrebbe scendere troppo la temperatura. Mi spiace non avere montato la 360, perché sarebbe stato bello fare anche le riprese con quella, ma si è rotto il supporto. Ne ho portato un altro, però a questo punto non mi fido mica, sinceramente. Poi, ah, che bello, c'è il sole e poi è ancora più bello il panorama. L'Africa è una bellissima strada, a me piace tantissimo come tipo di strada, perché non ha molti tornanti, ma ha tante curve, quindi è estremamente bello. Estremamente bella. Proseguiamo con 17 km a Trento e 14 a Pergine. Spero di trovare magari un paretto anche aperto. Intanto le mani sono veramente in grossissima difficoltà, devo spesso muoverle perché ovviamente cerco di far circolare il sangue, di farlo arrivare bene alle dita e di notare che si riscaldino, no? Sennò perdi le dita a un certo punto. Infatti come muovi, beh, qua dovrei scendere al lago di Pergine, ma c'è il lago Pergine, sì, e dovrei dronare di cattiveria dall'alto, però fa troppo freddo per dronare adesso, per le mie mani e il mio corpo. Per dronare ho bisogno di riscaldarmi, perché devo stare fermo 10-15 minuti col telecomando in mano a 2 gradi. Bene, siamo arrivati a Trento e adesso andremo dentro a fare un po' di colazione e poi vediamo dove andare. Ci siamo tutti.
fatta, adesso volevo farvi vedere cosa è successo prima con il nostro bellissimo supporto della telecamera della PicTech. Quindi adesso vi faccio vedere cosa è successo prima. Eccolo qua, questo supporto della PicTech montato sulla moto, come vedete la sua bellissima clamp che gli permette di essere attaccato ai tubolari. Il supporto è fighissimo, ha il lancio laterale che permette di sbloccarlo e di posizionarlo, ma vedete la testa si è spaccata, proprio si è spezzata di tutto. Questa è la telecamera che ho preso prima al volo, vi ho raccontato, e questo è il supporto che si è spaccato, come vedete si è proprio spezzato di netto. Non capisco il perché, se per colpa delle vibrazioni o per colpa di qualcos'altro. Quindi adesso ci rivestiamo e poi vediamo di decidere dove andare, insomma. Intanto abbiamo fatto, come dicevo, Costo, Vezzena, Fricca, e siamo arrivati qui in 2 ore e mezza.